dolori. Buongiorno, messo della gola benedizione, buongiorno. Bene, possiamo cominciare? Ci alziamo in piedi, facciamo una lode al Signore con il Gloria al Padre e poi anche con il Magnificat, che è la preghiera per eccellenza della Madonna. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Concedici, Signore, di entrare nel cuore della nostra Santa Madre, di condividere la sua limpida lode a te, o Signore, quella che fa adesso in cielo e anche quella che ha fatto sulla terra tanti anni fa. L'anima mia magnifica il Signore. Indietro nel tempo di 2700 anni e ci poniamo accanto a Isaia quando lui era giovane e ha avuto questa grande manifestazione di Dio insieme agli angeli, serafini, diciamo santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene in nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Come diteremo tra poco questa parola che abbiamo avuto nella seconda lettura. Vi trasmetto ciò che ho ricevuto, sottinteso l'essenziale della fede. Il Signore Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Questo è il cuore del Vangelo. E perciò noi lo proclamiamo cantando. E il Signore, il Signore, è risorto dalla morte, è il Signore, ogni ginocchio si piega. Per penitenza, perché qualcuno lo canta come se Gesù non fosse risorto, se fosse ancora morto. Lo cantiamo con gioia perché il Signore è veramente risorto ed è principio di vita eterna per noi. E il Signore, e il Signore.
tutti i piedi ed ogni lingua professi che Gesù Cristo è Signore. Grazie Signore. Grazie Signore. E sei morto e risorto anche per me. E anch'io risorgerò. Conserva questa fede. Accrescila ogni giorno. E rendimi testimone di essa. Ma tu ci credi davvero che Gesù è risorto? Bravi, bravi, bravi. Questa fiamma, questa certezza deve rimanere sempre accesa e deve essere un po' custodita e rafforzarsi, perché questo è il DNA della nostra fede. Se tu credi in questo, sei salvo e sei cristiano. E da qui poi viene lo Spirito Santo, viene una vita bella, viene tante cose. E il Signore, e il Signore. La mia lingua che tu Gesù sei il mio Signore. Grazie Signore, grazie Signore. Fammi diventare tuo apostolo. Oggi fammi diventare tuo apostolo. Pescatore di uomini. Pescatore di uomini. Nel senso evangelico. Precisiamo, qua ci sono tante donne che hanno pensieri strani. Gloria al Padre, alla Figlia, allo Spirito Santo. Come era il principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ultima volta, adesso diciamo, tu risorgi nel mio cuore, risorgi, perché man mano che cantiamo, con fede questo avviene, una nuova presenza spirituale di Gesù in noi. Signore, sei Signore, tu risorgi nel mio cuore, sei Signore, il mio ginocchio si pieghi, il mio ginocchio e la mia lingua. Mia lingua, che tu Gesù sei il mio Signore. Gesù sei il mio Signore. Grazie Signore della fede. Fa che sia cresco ogni giorno. Fino al giorno senza tramonto. Fino al giorno senza tramonto. Quando non abbiamo più bisogno della luce della fede. Perché risplenderà il sole della vita eterna. Perché risplenderà il sole della vita eterna. Amen. 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 E che saremo in confronto a noi? Grazie Signore. Facciamo una preghiera per i poverelli di Sanremo. Andiamo noi, lui al gruppo, no. Andiamo nel Signore. Facciamo una preghiera per loro. Io ci penso tante volte veramente a queste persone immerse nello spettacolo, nella vita. Chi prega per loro? Molti li invidiano, però poverazzi sono. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e
Amen. Sì, poi faremo una preghiera, quella è un po' tenebrosa. Faremo in futuro, quella è una preghiera. Adesso guardiamo alla risurrezione. Le intenzioni particolari le facciamo dopo, se no ci distolgono dal Vangelo, eh? Adesso leggiamo la seconda lettura perché c'è un messaggio importante per noi. Qualcuno ha bisogno del foglio? C'è ancora qualche foglio? Dunque siamo alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Forse è utile sapere che questo brano che abbiamo oggi nella seconda lettura è uno dei passi più antichi del Nuovo Testamento, più antico dei Vangeli, più antico delle lettere di San Paolo. Gli studiosi fanno notare che questo che San Paolo dice qua è diverso dal suo stile e che lui probabilmente l'ha preso o da un canto che si faceva nelle assemblee oppure da qualche testo scritto che riassumeva il Vangelo nella sua essenza. È un concentrato del Vangelo, un passo importantissimo questo. Infatti San Paolo esordisce così, vedete le prime parole: ho trasmesso a voi anzitutto quello che anch'io ho ricevuto. Cioè San Paolo non ha formulato lui questo, lo ha ricevuto così preciso com'è da quelli prima di lui, dagli apostoli. È una formulazione antica del kerygma cosiddetto, cioè del primo annuncio della fede. E San Paolo è consapevole che la forza della salvezza sta nella fedeltà a questo Vangelo. Noi a volte quando diciamo il Vangelo pensiamo al libro dei Vangeli, tutto l'insegnamento di Gesù, eccetera, ampliato dalla Chiesa. Ma il significato primo del Vangelo è proprio questo, questi due riti. Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Questi due riti contengono l'essenza del Vangelo. Il primo grande annuncio, la prima grande verità, da cui poi viene la conoscenza di Dio Padre, della Chiesa, dei sacramenti, eccetera, eccetera. Ma il nucleo è questo. Quindi, quando noi vogliamo ritornare alla radice della nostra fede, dobbiamo ritornare qui. E poi dobbiamo anche vigilare, come dice San Paolo, perché restiamo fedeli al Vangelo, a questo Vangelo, perché nello sviluppo della vita e anche della storia della Chiesa ci sono anche tante correnti che a volte ci allontanano da questa verità semplice e fondamentale. E difatti San Paolo all'inizio dice così: mi proclamo il Vangelo che voi avete ricevuto, vi proclamo di nuovo il Vangelo che voi già avete ricevuto, nel quale dovete stare saldi e dal quale siete salvati, si traduce anche ricevete la salvezza, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, altrimenti avreste creduto in vano. Ecco qui la traduzione forse più esatta è così: altrimenti, se no, avete creduto in vano. Cosa vuol dire questo? Perché bisogna restare fedeli a questo Vangelo? Dove sta il punto del Vangelo che salva, allontanandoci dal quale cadiamo di nuovo nelle illusioni? Il punto è che noi siamo salvati per intervento di Dio in Gesù. La salvezza viene da Gesù, da quello che Dio fa attraverso Gesù.
non viene dalle nostre capacità. Ecco qui il salto, San Paolo l'ha capito bene, insiste tanto su questo. Non viene dalla nostra cultura, dalla nostra tradizione, dalla nostra buona condotta. E c'è una tendenza, a volte demoniaca, a volte della debolezza umana, a farci decadere dal Vangelo alle risorse umane, a quello che facciamo noi. Quello che facciamo noi fuori della grazia di Dio, a prescindere dalla grazia di Dio, non serve a nulla, è un'illusione e a volte è anche un ostacolo alla grazia di Dio. E San Paolo questo lo insiste molto, perché lui era un ebreo, un fariseo, e si era sviluppata in questa corrente una persuasione che Dio ci salva in forza delle nostre opere buone, secondo la legge. E San Paolo fa una guerra spietata senza quartiere per mostrare che questo è un errore. E dice, sia nella lettera ai Romani, lettera ai Galati, poi anche già il suo discepolo nella lettera agli Ebrei, dalle opere della legge non sarà mai salvato nessuno. E questo discorso ritorna anche stamattina. E il Signore ce lo fa sentire perché noi possiamo puntualizzare, mettere a fuoco nel nostro cuore l'essenza della fede. Cosa vuol dire credere? Cosa vuol dire credere da cristiani? Cosa vuol dire essere cristiani? Vuol dire credere che veramente Gesù è morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Voglio spiegare un po' queste, perché sono parole molto, diciamo, riassuntive. Innanzitutto che Gesù è veramente morto e risorto. Morto e risorto. È veramente morto perché era veramente uomo. E ha condiviso la vita umana in tutto, fino alla morte. E poi è anche risorto dalla morte, che è la parte più importante della fede. Se noi crediamo solo che Gesù è morto, come facevano le donne quando andarono al sepolcro la mattina di Pasqua, non mica siamo salvi. Non siamo salvi, non basta credere che Gesù è morto, avere compassione di Lui, fare le devozioni, ringraziarlo. Non basta. Noi dobbiamo credere tutte e due le verità, che Lui è veramente morto per condividere la nostra vita e espiare i peccati, ed è veramente risorto, quindi vive in Dio. Io mi ricordo, ho fatto un corso di esercizi poco tempo fa, guidati da una signorina discepola di Marco Rupnik, un gesuita, e lei insisteva, quando noi andavamo a fare le preghiere, ci faceva fare delle ore di preghiere con un certo metodo, lei insisteva che nelle preghiere dobbiamo rivolgerci a Gesù come persona viva, non dobbiamo parlare di Lui come se Lui non ci fosse e riflettiamo sulle cose del Vangelo quasi in sua assenza, ma rivolgersi a Lui, sapere che Lui c'è, trattarlo come giusto, da persona risorta. Da persona risorta, questo è il nucleo centrale della fede. E Sant'Agostino, che è stato uno dei grandi geni del cristianesimo, ha scritto così. Lui parlava in latino, siamo nel IV secolo. Fides Christianorum resurrectio Christi est. Che è facile questo capire, no? La fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo. Vedete che sintesi potente. Cioè la fede è un albero che poi c'ha tantissime cose, una visione del mondo, visione dell'uomo, visione della comunità cristiana, visione del paradiso, c'ha tanti sviluppi, però la radice da cui viene tutto quest'albero è la risurrezione di Gesù. Per cui io posso dire, se io voglio fare una verifica di quanto sono cristiano, di quanto la mia fede è matura, devo confrontarmi con questa verità. Io ci credo personalmente che Gesù è risorto, penso che Lui è una persona viva,
Penso che lui in qualche modo può parlare con me, può comunicare con me. Credo che lui è presente spiritualmente nella Chiesa, nella sua parola, nell'assemblea. Ecco, da qui io posso capire se sono cristiano o no. Va bene? Quindi questo è il primo punto della fede. Gesù è veramente morto perché aveva una vita umana, veramente umana, ma è anche risorto da morte, e non è risorto come Lazzaro. Lazzaro pure è risorto, però la risurrezione di Lazzaro è tornare alla vita terrena di prima per un poco di anni, come quando noi abbiamo una grande malattia e guariamo, magari disperatamente, si dice che una persona risorta ha scampato la morte, però ritorna alla vita di prima, più o meno acciaccata. Invece la risurrezione di Gesù è un andare, non tornare alla vita di prima, ma un andare alla vita eterna, alla vita piena di Dio. Per cui, per esempio, nelle apparizioni di Gesù risorto si vede che lui entra a porte chiuse, può apparire a Gerusalemme, poi dopo poco può apparire lungo il lago di Genezaret, può apparire a più persone, perché le condizioni della sua vita superano i condizionamenti del tempo e dello spazio che ha la nostra vita terrena. Quindi quando io credo che lui è risorto, intendo che è entrato in quella vita speciale che è proprio della vita eterna, della vita piena in Dio, quella che noi avremo oltre la morte. Adesso vorrei anche aiutarti a capire se questa fede agisce in te, perché io sono sicuro che un po' ce l'avete, che volete credere in Gesù, no? Perché se no che cosa ci stiamo a fare qua? Siamo qui per questo, per questo motivo. Però io vorrei che tu notassi anche meglio nella tua vita almeno due degli effetti che questa fede fa, e sono effetti che hanno pure a che fare con questa pesca miracolosa di cui ci ha parlato il Vangelo. Sono effetti grandi, sproporzionati anche a quello che noi facciamo. Un effetto della fede in Gesù risorto è che siamo perdonati dei peccati, sentiamo il perdono di Dio su di noi, i peccati li vediamo più di prima. La luce della fede apre gli occhi anche sui peccati. Quando uno non ha la fede, fa i peccati ma non li vede. Non li vede, soprattutto non capisce la gravità. Quando viene la luce della fede, simultaneamente vediamo di più i peccati e vediamo quanto Dio è misericordioso con noi. Perché in Gesù sappiamo che siamo perdonati totalmente, profondamente. Siamo proprio perdonati. Ricordatevi il canto, la poesia di Santa Teresa di Lisieux: se avessi commesso tutti i peccati del mondo io non avrei nessun timore, perché sono come una goccia d'acqua in un braciere ardente. Vi ricordate quel canto che facevamo parecchio tempo fa? Quindi è un effetto della fede in Gesù essere avvolti da questa misericordia infinita, vedere i propri peccati, anche dispiacerci, perché quando uno scopre un grande amore e vede che non l'ha corrisposto, diciamo, ci rimane male, si dispiace, no? Questo è. Ecco, però in questo dolore noi sappiamo di essere perdonati infinitamente. Ed è una cosa bellissima questa, bellissima. Pascal, questo filosofo matematico francese, morto quasi in concetto di santità, diceva: gioia di fronte al Vangelo, gioia, 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 pianti di gioia. Ecco, cioè questo è un effetto, quando la fede in Gesù risorto e viva, uno degli effetti è questo. Poi c'è un altro effetto,
che questa fede ti rimette in piedi spiritualmente, rendendoti capace di amare. Di amare, cioè di fare della tua vita e del tuo lavoro un dono gratuito a Dio e agli altri, a Dio attraverso gli altri. La capacità di amare non è di tipo naturale, cioè noi non ce l'abbiamo da soli, sboccia in noi come effetto della fede in Gesù. La fede in Gesù risorto ci dà lo Spirito Santo, che ci fa essere inondati dell'amore di Dio e ci rende capaci di fare della nostra vita un dono gratuito agli altri. Senza questa fede cosa ci abbiamo noi? Ci abbiamo l'amore naturale, che è un amore diciamo di convenienza. Ama le persone che la pensano come noi, quelle belle, quelle giovani, quelle che ti possono ricambiare. È sempre un amore un po' interessato e molto selettivo. Invece l'amore che Gesù ti dà è un amore che fa il primo passo, che ama tutti, che non esclude nessuno e che anche è un amore incondizionato, cioè io riesco ad amare anche quelli che non mi amano. Poi se c'è qualcuno che mi ama nasce una relazione profondissima, che è quella dei discepoli di Gesù. Quindi abbiamo indicato già un secondo effetto della fede in Gesù risorto, che è questa capacità nuova di amare, e questo anche allarga il cuore. Allarga il cuore e dà una grande libertà, se no noi rimaniamo prigionieri del nostro piccolo cuore umano e anche del comportamento degli altri. Se gli altri sono bravi, noi anche facciamo qualcosa di bene; se gli altri ci ostacolano, diventiamo paralitici spiritualmente, non ci muoviamo più. Un'ultima cosa voglio dire su questo effetto della fede in Gesù risorto. Un altro grande effetto è che ti porta a capire la missione che Dio ti dà. Questa è anche la grazia speciale di oggi, della messa di oggi: capire la missione che Dio ti dà. E vorrei anche precisare un po'. Nel Vangelo questa missione oggi è espressa con le parole: ti farò diventare pescatore di uomini. Diciamo una volta. Questa parola è per tutti i discepoli di Gesù, non è solo per gli apostoli, per alcune persone speciali, è per tutti i discepoli di Gesù a vario livello. Diventare pescatori di uomini, così in senso generale, generico, ci fa capire che dobbiamo occuparci degli altri. Ecco, però è utile capire che cosa noi dobbiamo fare per gli altri, in cosa consiste questo essere apostoli. La parola greca che c'è sotto questa espressione pescatori non è tanto quella di prendere i pesci, del mestiere di pescatore. Invece un'altra parola che ha un significato simbolico molto preciso, vuol dire fare uscire dal buio del mare e portare alla luce. È una parola simile a quella che si può usare quando si dice di una persona che è venuta alla luce nella nascita. Uscire dal buio del grembo e venire alla luce del sole e del mondo. Quindi essere pescatore significa aiutare le persone a uscire dal buio del male e degli ideali falsi del mondo alla luce che viene da Gesù, dalla conoscenza di quello che Gesù insegna e dice. Portare alla luce e fare uscire dal buio.
Questo è il significato un po' letterale. Adesso nella vita cosa vuol dire? Una cosa forse anche più semplice. Diventare strumenti di Gesù, prestare a Gesù la nostra persona, i nostri talenti, il nostro tempo, affinché Lui attraverso di noi possa agire sugli altri, possa parlare agli altri, possa manifestare agli altri il suo amore. E questo noi lo facciamo principalmente amandoli, senza parole. Quando noi amiamo gli altri in modo disinteressato, già Gesù si serve di noi. E questo amore disinteressato spesso fa nascere la domanda: perché questo mi tratta così? Perché mi vuole bene? Mi sembra un po' strano. Allora chi sta nel mondo subito si chiede: cosa vorrà da me? Perché fa così? Che interesse ha? Ecco, perché nel mondo si ragiona così. Quando poi uno vede che magari non c'è questo interesse, rimane un po' sorpreso. E così si apre la strada a Gesù. Mi ricordo una volta un episodio raccontato da Madre Teresa di Calcutta, che una vecchietta soccorsa da lei, tra le tante che lei ne soccorreva tantissime, vedendo come lei la curava, come era sbalordita, a un certo punto gli fa: ma tu perché mi fai tutte queste cose? E Madre Teresa: perché Dio ti ama immensamente. E questa parola ha cambiato la vita di quella poveretta. Perché Dio ti ama immensamente. Mi ricordo anche un'altra persona che prima di morire ha detto questo a Madre Teresa: ho vissuto come un animale, ma grazie a te muoio come un angelo. Ecco, per dire questa, diciamo, questo amare gratuito, no? Nel nome di Gesù, che fa questa pesca miracolosa, cioè questi frutti che sono molto al di là delle nostre capacità naturali, è una cosa bellissima. Adesso, prima di darvi la benedizione, vorrei farvi una domanda. In quali momenti, in quale momento della tua vita hai sentito di essere strumento di Gesù, di essere apostolo di Gesù? Perché se tu rifletti, troverai tanto che qualcuno è stato apostolo di Gesù per te, però questo adesso non lo consideriamo. Ci saranno stati altri momenti in cui tu sei stato apostolo di Gesù per gli altri. Gesù si è servito di te per manifestare il tuo amore e a volte per dire qualcosa agli altri nel nome di Gesù. Vorrei adesso che ne facessi memoria e poi, se qualcuno vuole, anche da testimonianza ad alta voce, e noi faremo anche una preghiera per chi fa queste testimonianze.